E adesso parliamo di esposizione universale perché siamo andati a curiosare in un incubatore per giovani talenti. Vediamo. Chi sono questi change makers? Sono 35 ragazzi che sono stati selezionati nel corso degli ultimi 3 mesi per partecipare a un innovativo programma di incubazione sostenuto da Expo 2015 e Telecom Italia. Noi abbiamo selezionato 10 gruppi di ragazzi con 10 idee di imprese innovative, idee che devono avere un impatto ambientale e sociale molto rilevante. Questi ragazzi staranno qui fino al 24 di aprile e con loro cercheremo di trasformare la loro idea in un'impresa. Come sono stati selezionati? C'è stata una call for ideas, una chiamata pubblica. Questa call è stata aperta per 3 mesi e poi noi abbiamo selezionato i progetti migliori. Sono arrivate 583 candidature da tutta Italia e i componenti dei team invece venivano anche da tutto il mondo. Abbiamo fatto una shortlist dei migliori 50, ne abbiamo intervistati 25 team e alla fine abbiamo scelto loro. Quali sono i progetti? I progetti sono i più vari. Abbiamo cercato di selezionare progetti che cercassero di utilizzare tecnologie digitali per migliorare la vita delle persone. Però non ci siamo voluti concentrare solo su imprese che restano puramente sul online, sul web, ma abbiamo anche cercato dei progetti con delle caratteristiche industriali o progetti che cercassero di mettere in relazione sempre più in maniera consistente i due mondi, l'online e l'offline. L'idea dei programmi di incubazione è quella di prendere dei giovani imprenditori in erba e impostare le direttrici principali dello sviluppo della loro impresa fin da subito, minimizzando gli errori che possono compiere poi e minimizzando i rischi. Per cui lavorando con loro in questi 2 mesi a fondo su quella che sarà la loro mission aziendale, le caratteristiche dei prodotti e servizi che offriranno, noi saremo in grado di impostare correttamente il loro sviluppo. In questo modo noi speriamo che alla fine dei 2 mesi queste imprese possano ricevere un primo round di finanziamento, quindi quel tipo di finanziamento da 40, 50, 60 mila euro che gli consenta loro di prototipare i loro prodotti e andare sul mercato. Qual è il rapporto tra questo incubatore collettivo e Expo 2015? MakerCube è un incubatore privato che opera a Milano insomma già da qualche anno. In questo caso siamo entrati in relazione con Expo per pensare a una call for ideas specifica per loro e per Telecom Italia, per fare in modo di valorizzare e far crescere delle startup che siano in linea con le tematiche di cui Expo si occupa, quindi da un lato l'alimentazione e con il tema delle smart cities e dell'innovazione tecnologica.